pasta e patate con la provola, adesso farò riso patate con la provola. Allora, qui sono praticamente 3 etti di patate fatte tutte quante a cubetti, già pelate e sono così nell'acqua a mollo, tutte a cubetti. Da quest'altra parte abbiamo 2 etti di riso. Di qua stiamo facendo cuocere sedano, carote e scaloni a cubetti per fare un po' di brodo vegetale da aggiungere poi alle patate che andrà filtrato e servirà per cuocere il riso insieme alle patate. Creiamo una base di soffritto con un filo d'olio, sedano, carote e scalogno o cipolla se preferite. A questa base adesso aggiungiamo le patate. Poi aggiungete una manciata di prezzemolo tritato. E se volete, o del pomodorino o anche un po' di conserva. Io ho aggiunto 2 cucchiai di conserva, come volete, come preferite, di conserva di pomodoro. Facciamo insaporire bene bene e adesso o si aggiunge l'acqua oppure il brodo vegetale. Io di solito aggiungo il brodo vegetale, adesso appena il brodo è pronto lo filtro e lo aggiungo. Ok, patate ben insaporite, il brodo è pronto, lo filtro e lo aggiungo. Voilà, vedete? Brodo filtrato di qua, eccolo qua, aggiungo le patate. Ora lasciamo insaporire un attimo le patate e poi aggiungiamo il riso. Ok, praticamente dopo 6-7 minuti aggiungiamo il riso perché così il riso deve cuocere un po' di più della pasta, almeno termina la cottura delle patate e si cuoce anche il riso assieme. Poi quasi a fine cottura metteremo la provola. Ovviamente il sale lo mettiamo adesso. A questo punto, che mancano ormai 4-5 minuti alla fine della cottura, aggiungiamo la nostra scamorza o provola affumicata, un po' di pepe e una manciata di parmigiano grattugiato. Ecco qua, questi sono circa 1,5 m, 1,40 m di scamorza affumicata. Ok, ho messo giusto un cucchiaio di parmigiano, un po' di pepe e la scamorza. Adesso giriamo. Vedete? Viene bello cremoso, spegniamo, aspettiamo un attimino e poi impiattiamo. Ecco qui il nostro piatto, riso, patate e provola. Guardate com'è bello filante, eh? Vedete? Ok, spero vi sia piaciuto. Alla prossima, buona degustazione a tutti. Io ho usato il riso integrale, ma il riso arborio va benissimo, quello per i risotti. Alla prossima, buona degustazione a tutti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!